Apriamo il gioco, va. Vai, cominciamo a spacciare. Madò, ma tu sei bravo a spacciare. Io sono un fenomeno, L'ho fatto per un po', eh. Però dovevo mettere nomi da spacciatore. Beh, Gaze è un nome da spacciatore. Questo gioco è una bomba, sicuro, dai. Madonna, ragazzi, ma è un vibe sta situazione. Oh, vuoi venire qua, porco il tuo dio? No, dobbiamo spacciare. Stavo dentro un bunker. Arina! 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 Adios, amigo. Ma adios a mom, tutto no, piccolo Oca, piccolo Oca. Recupera il pacco per Marcus. Fatto. Però Marcus è un nome di solito, eh. Sì, bro, io c'ho, devi aspettare che c'ho il fiato da spacciatore qua, sto svenendo. Adesso piscia dentro un bicchiere e si dice beef. 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 Ah, già avresti un posto fedeli. Vabbè, con tre pistole puntate mi mangiavo pure la merda io, se mi diceva. Ma vedi che cazzo di bunker? Ma guarda qua, Fallout, raga. Ma questo è... Madò! Hai quel pacchetto per me? Mi serve quella roba nel laboratorio. Eccolo qui. Hai ottenuto delle nuove ricette. Certo, me ne occupo io. C'ho cannabis, buste di pila e acqua. E allora dovrei metterle qua dentro. Ah, che da... Ah, eccolo. Okay. Ho impacchettato. E allora sono quelli. E caschiamo, ci ammazziamo? Ah, porco dio. No, porca madonna. Mi sono fatto del male fisico. Pure io. Vabbè, ma è la vita dello spacciatore. Non piangono, non piangono gli spacciatori. Mettiamo l'erba nel culo delle mucche. Non ci potranno mai capire. Non me può cavalcare, non posso cavalcaia. Come non ho... Ok. Oh, non te fa sgama. No, Questo sta a fumare una canna, sarà lui. No, questo sta già a fumare, mi sa che... Carlos Herrera, commercia? Bello, sì, proprio così. Gli hai data? Bro, te l'ho venduta, fai finta di niente. Sì, cammina disinvolto. Bella giornata. Bro, sì. Gli hai venduto l'erba, è morto. Qua c'è uno a cui devi... A chi è secondo te? Quello qua? Oh, attenzione, ancora è uno... Ancora è uno sgamato. E le Gasperi 3? Via, fai finta di niente, passeggia piano piano. È morto pure questo. Devo recuperare vita, come faccio? Devo fumare. Le canne ti fanno recuperare vita. Nella vita reale è così. Ma non è vero, Pescio. Vabbè, Pescio, questo è facile, è lui da solo là. Ah, ok, questo è in borghese, raga. Questo è in borghese. Io inizio a scappare, te lo dico, Via, zio. Ah, ma è una tizia. Sì. Porco dio, ma hanno preso Airface Scan the Skin. No, fammi te dato, ho comprato le sigarette, almeno fumi. Oh! Te l'ho comprato. Non dare i soldi a questo pezzo di merda guarda, non gli dago un cazzo. Oh! Oh! Andiamo a picchiare il barbone. Porco dio, è vero! Andiamo a picchiare il barbone, frate, stiamo a fare una roba per lo Stato, Dan. Oddio. Ragazzi, Name Pesh è famosissimo per essere uno spacciatore. Sì, nella vita. E poi l'abbiamo chiamato. Dobbiamo in teoria aprire qualcosa. Come fammi fare una pippata? Madò, qua l'erba ha fatto, Come ha fatto? Sì, potremmo inculacciala dalla roba. Bro, ho rubato dei soldi. Bro, ci ho messo l'erba. No, cioè, abbiamo 28 secondi. Ho rubato dei soldi. Non so, ci stavano 150.000 euro. Li ho presi. Vabbè, piglia. Che cazzo ne avrei? Beh, ma a chi li stava levando? Non lo so. E che ci fanno i buchi, mo? No, e che ci fanno? Tanto qua stiamo a lavorare per loro. Niente, mi sono rotto una cianca. Come ti sei rotto una cianca? Sì. Bro, frate, siamo venduto pure altra erba. Ma no, piccolo cane. No, era due. Il diario? Sì, crea un'offerta nell'arcipelago. Sali solo gli oggi Billy, solo gli oggi Billy e raccogli i soldi Lanzo. Non l'abbiamo fa. Porca madonna, uno mi sta chiedendo l'erba. Forza SAMB minore 3. Sono salito sullo yacht. Come sei salito sullo yacht? Sì. Vabbè, faccio tu, vanno a vedere l'erba io. Frate, ci sta le puttane? Non lo so, mo te lo dico. Ma questo Billy sta pieno. Frate, è tipo un narcotrafficante. Se ne porti di più fai... No, non dimmi che ci sta le troie. Bro, non hai capito che cazzo di casa. Frate, rosico. Sì, controllo le comunicazioni, figo, ci arricchiremo insieme ora, Abbiamo avviato una piccola operazione di droga con Marcus e gli altri, godo. Erba, anfetamina, le cose facili, almeno per iniziare. Sei ricco, ora vuoi essere parte dell'operazione illegale, sì. E loro, figo. Suona bene, ci vediamo dopo.
porca madonna, questo gli serve un grammo. Ma qua sai, io sto a parlare di roba seria, noi stiamo a parlare dei grammi qua. Ma non abbiamo i soldi per mannarli avanti, se no. Io devo fare altri pacchettini d'erba. Allora, telefono, chi ci sta chiamando? Ma guarda sto posto di merda, cazzo, m'ero abituato. Qua ce ne abbiamo ancora 9, porco iddio. Il gioco, ragazzi, sta su Steam. Cioè... Che incazzuso. Ok, i criminali mo non ci stanno più, dici che vanno a dormire. Ah, ok, vabbè. Quindi dobbiamo prepararci per il nuovo giorno. Fai tutte bustine, fai tutte bustine. Io ho già fatto le bustine e ando a vendere. Approfitta del giorno per vendere la droga e nella notte per pianificare le tue attività. Hai capito? Cioè, non dormivo mai. E come cazzo fa? Ma è pippamo. È pippamo, sì. Vengo da te. Bella a Marzone, Marza. Mi sono bloccato, Pesciò. Come ti sei bloccato? Mi sono bloccato. Madonna. Mi sono sbloccato. Allora, potete ritirare il motore della barca dalla riparazione, tornando nella casa dei gemelli. Inoltre, Lanzo ha menzionato un suo amico che aveva delle case economiche in vendita. Ah. Ok, raccogli il denaro. Oh, porca di Dio! Raccogli il denaro per riparare il laboratorio. Oh, sopra ci abbiamo il botanico che ci insegna a migliorare l'erba. Allora andiamo dal botanico. No, ma quella è la missione secondaria. Dobbiamo andare a casa. Ok, come si fa andando a casa? Vedi, ho messo il puntino. Ah, ok. Domani 9 dobbiamo spacciare 2 grammi. Ma là te la vedi tu, se spaccio di piccolo stampo a me non mi frega un cazzo. Io per sti soldi non mi alzo manco. Comunque sì, è incredibilmente complicato, ma è molto figo. How's it going? Okay. Come va? Hai la busta di... No! Dobbiamo portarla qua, la busta. Che busta? Quella dei soldi, la dobbiamo portare, non prenderla. Non l'hai presa da lì? No, da dove cazzo si prende? Hai bisogno di soldi per riparare i danni causati dall'incendio al laboratorio. Raccogli i soldi necessari e dagli a Marcus. Django? Ciao. Ciao Django. Mi state drogando? Sì, ci stiamo provando. Però sai che mi sa che è troppo farmoso quel gioco. Un po' sì. Non penso che sia il gioco per maestro, eh. L'ho levate tutta l'erba e già l'ho messa dentro. No, aspetta, prova a dargli i soldi così, dai. Vabbè, gliel'ho dati da questo. Quanto volete videogiocare? Però guarda, ti dico, se prendi la mano e capisci. Tu sai che Django lo possiamo giocare anche insieme? Io ce l'ho la chiave di quel gioco. Io l'ho comprato. A me è a pesce. Il mondo è tuo, eh. Però bisogna creare un'offerta all'arcipelago. Vabbè, come si salva allora? Per poter salvare la partita, tutti i giocatori devono trovarsi in sicurezza. Torna indietro, proviamo a dormire. Torna indietro, vai. Però io stavo. Ok, salva progressi. Devo spacciare. Ho salvato. Chissà se tu puoi andare da solo avanti, nel caso tipo il pomeriggio così, e poi entro pure io. Chissà se possono fare tutte queste cose. Oh, però è simpatico, lo sai. Secondo me anche graficamente è meglio del primo. Ah, è vero, sì.